l'ultima lecture del 2010. Grazie innanzitutto di essere qui, sempre un piacere vedere la platea numerosa, nonostante i temi che trattiamo siano sempre ogni volta più avanti. Quest'oggi in particolare torneremo con il professor Buratinos, che è qui con noi, che poi inviterò a salire con altri due discussant, Vasellios Basios e David Lorimer, sui temi che abbiamo già avuto modo di trattare, anche se non proprio nei termini che vedrete oggi, e che riguardano diciamo le radici stesse del rapporto con l'ambiente, cioè il modo attraverso il quale noi riusciamo a intendere, a conoscere ciò che è fuori di noi, quindi alle radici vere e proprie di questa relazione fra uomo e natura che è l'oggetto dell'International Lecture. What impressed me in Naples were the students. They were students of biology, and nevertheless their knowledge of philosophy and the Greek philosophy in particular was quite extraordinary, to such an extent that I thought I was addressing students of philosophy rather than biology. And then I asked these young people at some stage, because their answers were superb and their questions, where did you learn philosophy? They said, at school. And they not only learned philosophy, but they learned how to use philosophy, how to philosophize. And that is unique for these days. I think only in Holland are students of school age introduced to philosophy, leave alone Greek philosophy. And I was very impressed with that. So I'm very happy to be addressing again an Italian audience after this. La fisica moderna infatti è iniziata da preoccupazioni, aspetti puramente quantitativi, ed è poi finita semplicemente per fornire intuizioni di tipo qualitativo. Si è trasformata all'interno del processo e tramite il processo, e sembriamo di aver dimenticato questo aspetto. La scienza oggi è molto costretta nei suoi modi, così come lo era prima che Maxwell scoprisse l'elettromagnetismo. E affinché questo atteggiamento conservativo possa cambiare, lo scienziato deve sviluppare una volontà, la volontà di riflettere su se stesso e al tempo stesso di in qualche maniera uscire fuori dalla convinzione che ha, la convinzione cioè che ci sia una singola logica che permea tutto, sia che sia cartesiana, quantistica, positivista, basata sul linguaggio, come per esempio nel caso di Aristotele, oppure orientata, quindi mediata dal senso, come nel caso di Ernst Mach. E qui emerge una terza conclusione. Dobbiamo creare una nuova disciplina di studio, gli studi sulla coscienza autorappresentativa. Questi studi aiuteranno la scienza a diventare più utile nell'indagare la realtà e aiuteranno anche la società a fare luce sulle cause principali di alcuni dei suoi problemi, e poi potranno anche portare delle suggerimenti su come si potranno gestire questi problemi. Il fatto che oggi sappiamo che il cablaggio, per così dire, del cervello non viene determinato prima della nascita, e sappiamo che la struttura del cervello può essere modificata anche soltanto attraverso una semplice misurazione, tutto questo dimostra che gli studi interdisciplinari sulla coscienza autorappresentativa possono svolgere un ruolo decisivo nel dimostrare non solo quello che può cambiare nella scienza, ma perché e da dove inizia il cambiamento e come inizia il cambiamento. La nuova scienza non paradigmatica avrà bisogno degli studi sulla coscienza autorappresentativa, in modo da poter fissare una comprensione più soddisfacente della realtà rispetto a quella che offre la scienza attuale. Infine, la terza premessa epistemologica che deve essere considerata quando cerchiamo di aggiungere un aspetto qualitativo a quello quantitativo, la comprensione qualitativa, quantitativa del tutto, cioè abbiamo bisogno di vedere il tutto come il principio che organizza il mondo. E allora lo vediamo per quello che attualmente che riesce in realtà a raggiungere. Questo è molto importante. Non possiamo filmare, per esempio, un oggetto che corre a una certa velocità e lungo una certa traiettoria se non abbiamo una telecamera che possa farlo. La stessa cosa si verifica con la comprensione dell'unità. La mentalità, la mente e le conoscenze necessarie devono essere adeguate a questo compito. Non basterà
che la mentalità concepisca l'unità attraverso una combinazione di componenti quantitative e qualitative. E terminerò adeguando alcune righe tratte da un libro di Jeremy Nadler che riguarda la religione antica degli Egizi. E questi sono i versi, sono la citazione. Mentre gli aspetti del tutto possono essere studiati dal punto di vista filosofico e scientifico, la coscienza quotidiana normale non è adeguata a questo compito. La comprensione più profonda necessaria per studiare l'unità emerge solo quando il filosofo e lo scienziato sono preparati, pronti a permettere a loro stessi di essere sfidati concettualmente dal materiale che stanno studiando. Deve arrivare un punto in cui il filosofo e lo scienziato non studiano più l'unità, l'integrità, ma che si devono spostare essi stessi verso l'unità e quindi aboliscono quello che divide il soggetto dall'oggetto. Grazie. Il nuovo tipo di scienza che Emilio contempla da qualche anno non è solo una nuova scienza, ma è un nuovo tipo di scienza che richiede un nuovo tipo di scienziati, un nuovo tipo di organizzazioni scientifiche e un nuovo tipo di dialogo. Io vorrei essere un po' più concreto nella mia presentazione. Prendo ad esempio lo sviluppo della scienza della complessità che ha alcuni ingredienti di questo nuovo modo di pensare che porta avanti una nuova scienza, che appunto è una nuova, non è una nuova scienza ma è fa riferimento appunto alle ultime scoperte della fisica relativamente in connessione alla biologia, alla teoria del caos, quindi in pratica progressi, avanzamenti matematici. Se noi torniamo al periodo più buio, probabilmente uno dei periodi più bui dell'umanità, ovvero quello antecedente alla Seconda Guerra Mondiale, in quel periodo tutti ritenevano che in quei giorni non si servisse il paese, probabilmente si era una persona abbastanza problematica, quindi ancora la psicanalisi non era diffusa e in Austria c'erano tantissime nuove idee che poi avrebbero in qualche maniera contrassegnato l'inizio della modernità. E si riteneva, era diffusa l'idea di Hilbert che pensava appunto che tutte le questioni, tutte le domande che uno si può porre relative appunto a sistemi coerenti di pensiero logico, quindi se per esempio si ha un'idea e questa idea fa sì che appunto si riesca a far funzionare una macchina, poniamo, il funzionamento di quella macchina, se positivo o negativo, ovviamente testimonia e dimostra la validità dell'idea. Soltanto negli ultimi 15 anni la coscienza è stata presa sul serio, diciamo, per quanto riguarda la scienza. Forse molti di voi sapranno che con la predominanza del concentrarsi sul comportamento per quanto riguarda la scienza dopo William James, quando si comincia a pensare a questa cosa, a questa relazione, la prima esperienza di una persona con la coscienza viene prima dell'obiettivo, della formulazione obiettiva delle teorie da parte di una persona. E quindi la prima esperienza di una persona della coscienza è desunta come premessa di qualunque altra prospettiva di terza persona, per così dire. Questa è un po' la visione nostra. Grazie a tutti voi. Grazie in particolare anche al professor Gudine, che anche quest'anno ha organizzato per noi questa bellissima annata. Ci rivediamo il prossimo anno con altri interventi importanti, vi manderemo gli inviti, avremo dei nomi altisonanti.